Allora, questo è l'esempio di tante chiese che dopo l'invasione dell'esercito turco nel 74 e con la guerra civile che ci fu tra turchi ciprioti e greco ciprioti, tante chiese come queste furono saccheggiate. Adesso questa si trova in uno stato di abbandono, come vedete. Qua abbiamo l'informazione che questa chiesa sarebbe del XVI-XVII secolo. Abbiamo ancora qualche devoto che accende una candela. I'm in the north part of Cyprus, and this church, as well as many other churches, after the 1974 war, was destroyed. And it's a pity because this church is dating back 16th, 17th century. Dopo l'invasione nel 1974, la pulizia etnica nel nord di Cipro da parte della Turchia ha provocato lo sfollamento di circa 200.000 greco-ciprioti. Donne e bambini sono stati stuprati, detenuti e uccisi. Più di 500 chiese e monasteri saccheggiati o distrutti. I toponimi cambiati in turco per un genocidio culturale, volto a cancellare l'identità greco-cristiana.